Ciao Res Victor, sono Veonella Adral e sono qui assieme alla mia nuova barbetta, grazie alla quale sembro tantissimo Eugene di Rapunzel, per commentare la dodicesima puntata della terza stagione della Leggenda di Korra. Prima di tutto, questa puntata sarà molto più facile da commentare delle altre perché le precedenti puntate, o meglio la stragrande maggioranza di esse, seguivano tutte un percorso di narrativo in un certo senso distaccato. Ovvero si seguiva la storia di Bolin e Mako, si seguiva la storia di Korra, la storia del Loto Rosso, eccetera, eccetera. Mentre in questo c'è un percorso narrativo singolo, ovvero dato che ormai il gruppo si è riunito, c'è una singola grande battaglia, molto bella anche, devo dire, da appunto commentare. Dunque, nella prima scena vediamo che ormai Korra non è molto più sicura di sé in ciò che vuole fare perché, come abbiamo detto, ormai la nuova vera nazione dei dominatori dell'aria è in pericolo e lei non ha altra scelta se non darsi al Loto Rosso. Così da salvare vita al suo maestro. E appunto, salvare la vita al suo maestro. Le mie paure sono state placate, sapendo che Tenzin era vivo. Ormai so che se vogliono davvero far vedere qualcuno morire, lo fanno vedere davvero, così come è successo con la regina del Regno della Terra, o almeno lo fanno vedere in maniera o macabra o proprio lo dicono chiaro. E in questa puntata, però, naturalmente, vediamo morire un altro personaggio. Addirittura io temevo addirittura che dovessero morirne altri due, perché, come abbiamo visto, muore lì, subito dopo o poco dopo aver, diciamo, dato il suo ultimo addio a Zair. Una morte anche abbastanza figa, devo dire, anche qui un piccolo cambiamento dalla precedente serie, quando il suo, potrei dire, predecessore viene ucciso con un colpo singolo alla testa e quindi questo ha bloccato il suo dominio, e invece qui, come ho visto, viene bloccato il suo dominio con l'armatura di Su e questo appunto, grazie a questo, viene esplosa, in un certo senso così. Sì, una morte abbastanza anche, devo dire, macabra. Si vede proprio lo sguardo di Zair, quel singolo sguardo proprio ha rappresentato molto. Poi, dicevo, temevo che fossero morti addirittura altri due personaggi. La prima, lì, soprattutto dalle ultime parole, ti voglio bene, alla sorella. Lei che deve attirare l'attenzione e addirittura lei che sta per, diciamo, spararle addosso il suo raggio, poi naturalmente viene ammazzata. Poi l'altro personaggio che temevo dovesse morire era Tornak. Tornak, soprattutto quando Zair lo getta giù dalla rupe dicendogli porta i saluti alla regina della terra. E questo credo che potrebbe essere un buon espediente di trama, soprattutto abbiamo visto nel finale quando ha detto tu hai ucciso mio padre, potrebbe essere un buon espediente di trama, soprattutto nel finale potrebbe portare a qualcosa, spero solo non utilizzino il solito cliché del fatto che lei crede che lui abbia ucciso suo padre, perciò deve fare la scelta se ucciderlo o no, alla fine deciderà di non ucciderlo, spero che non faranno perché l'abbiamo già visto miliardi e miliardi di volte. Se lo faranno va bene, non porteranno qualcosa di nuovo, però andrebbe bene lo stesso. poi, ma naturalmente, come visto, non muore, viene salvato dagli agenti di lì. Che altro? Vediamo che Bolin, nonostante non sappia dominare il metallo, qualcosa di davvero grandioso sa fare, poiché se prima non c'era mai stato un avatar capace di dominare il metallo,
oltre allo scagnozzo di Zaire non c'era mai stato alcun dominatore della lava e lui adesso probabilmente in futuro addirittura porterà il dominio della lava, come c'è stato il dominio del metallo, il dominio del sangue, eccetera, eccetera. Nuovi tipi di dominio che sono appunto delle ramificazioni dei domini elementali principali. Poi anche il finale è abbastanza macabro, direi. E cioè, portate il veleno. E appunto io immaginavo che dovessero ucciderla perché, come ho detto, l'ordine può derivare solamente dal caos, solamente dal disordine. Loro avrebbero voluto portare l'Avatara dalla loro parte, ma a quanto pare non ci possono riuscire. E credo che l'unica soluzione qui sia ucciderli. Sono naturalmente felice che Tenzin non sia morto, anche se l'hanno conciato davvero malissimo. E boh, nient'altro. Vedremo cosa poi ci potrebbe riservare la. Ah, no, 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 aspettate, aspettate, mi sono dimenticato, ecco, di una cosa. Zaire, il fatto che possa volare. Questo dimostra naturalmente che possono esistere degli stadi più elevati dei domini, naturalmente, degli stadi che potrebbero non esistere solamente nel dominio dell'aria, anche negli altri domini, anche se il dominio dell'aria è molto più, in un certo senso, aperto, molto più universale, perché appunto l'aria è l'elemento della condivisione, è ovunque, penetra, un po' come la forza. E potrebbe succedere qualcosa anche magari agli altri domini. E dicevo, boh, nient'altro, ci rivediamo nella prossima puntata. E vi dico già che quanto prima possibile inizieranno anche i vlog dell'ottava stagione del Doctor Who.